cioè consente solamente le famiglie tradizionali. Però per il matrimonio tra gay capisco, eh. Se lo concedessero almeno la metà dei preti si sposerebbe subito. O l'altra metà. Almeno il 75% delle violenze avviene proprio all'interno della famiglia. Family Day! No, ma ho fatto bene io, sì. Ho fatto bene io che mi sono sbattezzato. Sì, perché io mi sono sbattezzato. Mi sono sbattezzato perché non credo nei precetti della religione cattolica. Tutti quei divieti. Non puoi fare l'amore prima del matrimonio perché è peccato. Non puoi fare l'amore dopo il matrimonio con un'altra perché è peccato, non te. Non puoi usare un preservativo perché è peccato. E non puoi masturbarti perché è peccato. Non puoi essere gay perché è peccato. Viene. Ho deciso di vivere nel peccato. E allora ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno al mio parroco, nella quale scrivevo che voglio essere cancellato dall'elenco dei battezzati. Dopo qualche giorno, ricevuta la raccomandata, arriva a casa mia il vertice ecclesiastico. Il parroco, cardinale, vescovo, mancava solo il papa. Arriva il parroco, entra in casa e mi fa: Giorgio! Gli uomini vivono seme per e nelle peccato. Con questo tuo gesto ti allontani dalla casa anche delle signore. Scusi padre, ma come cazzo parla? Oh, è deformazione e professionale. Ma sì, capisco deformazione professionale, padre, però allora una che telefono perché lavora al telefono è roba. Quando torna a casa e parla col figlio, che fa? Luca! Tabacco e venere? Banco, cene lupuliane innaffiate da ottimo vino. Tabacco, sigarette e droghe di ogni tipo ogni sera e venere. Donne meravigliose delle forme giunoniche con le quali tu ti congiungerai carnalmente. Io stavo lì, ascoltavo la bava di te. Ma Giorgio, no, padre. Scusi, però io già mi vedo con un bicchiere di vino in mano. La sigaretta alla mano sinistra e una fanciulla che sugge il nettare dal mio regale Eugenio. Io sto vedendo se ma Giorgio, detta questa frase, il cardinale incorporato, che era stato sempre lì seduto zitto, si alza, mi guarda e fa: ma con questa frase non stai mancando per rispetto. È la casa del Signore, è casa mia, è casa tua, è la casa di tutti, insomma è casa nostra. Ci sei mai stato in Vaticano tu, eh? Lo sai che a San Pietro la cosa più importante lo sai qual è? Chi è la cupola. E allora, carino in questo modo chi è? Tuo nipote? Carino. O sarebbe un peccato, gli capitasse qualche cosa. Parrocchia, che fai? Non ce lo mandi? No, eccellenza, scusi, con tutto il dovuto rispetto, non ce lo mando perché siccome leggo i giornali, se posso, e ho visto anche che i vostri gusti sono quelli, e lo tengo a casa mia a rischiare bene, piuttosto che venire in parrocchia. Ah, ma allora tu non vuoi capire, non sai che essere sbattezzato vuol dire anche che non puoi fare il funerale in chiesa. Sai, io eccellenza sono abbastanza giovane, non ci penso al funerale, lo vedo lontano. Abbi fede! E poi così lontano, dimmi così. No, allora, eccellenza, allora io non mi sbattezzo più, giuro, non mi sbattezzo più. Ah, non ti sbattezzi più, bravo, hai fatto bene, ecco. Allora un'altra pecorella smarrita che ritorna spontaneamente a Roma. Bene, come vedi, le vie del Signore sono in Venete.